Ben ritrovati alle interviste di About Pharma. Oggi parleremo di trasporto di farmaci e imballaggi, un settore che sta diventando sempre più strategico per l'industria farmaceutica, anche in virtù delle recenti difficoltà della catena di approvvigionamento. E lo faremo in compagnia di Claudia Marchi, company owner di RC Italia. Benvenuta Claudia. Grazie mille a tutti e buonasera. Iniziamo con lo spiegare che cosa fa RC e di quali settori si occupa. Certamente, allora innanzitutto grazie per questa opportunità. RC Italia è un'azienda commerciale presente sul territorio italiano da oltre 30 anni e ci occupiamo di prodotti e servizi per il controllo della temperatura di specialità farmaceutiche anche in tempo reale e di soluzioni di imballaggio per il trasporto di merce pericolosa e materie infettanti. RC Italia è infatti il distributore esclusivo per il territorio italiano e del Canton Ticino di Sensitec e RC Containers, aziende che nei loro rispettivi campi sono sicuramente leader mondiali in quanto ad esperienza e certificazioni e soprattutto di tutela della brand equity per tutti i loro clienti. Ecco Claudia, quali sono gli elementi distintivi della vostra azienda? Che cosa vi dà un vantaggio competitivo rispetto ad altri player? Sicuramente il vantaggio principale di RC Italia è quello di avere una presenza sul territorio veramente molto molto attiva. Pensate che all'incirca nella durata di un anno siamo in grado di fare 600 visite presso i nostri clienti. Questo perché la relazione umana, l'avere una consulenza personalizzata per ogni singolo cliente che incontriamo è per noi veramente molto importante. Quindi ogni cliente che viene visitato viene veramente studiato, capito, cerchiamo di cogliere al meglio quelle che sono le loro necessità, le sue necessità e di fare ogni volta un'offerta o una proposta di valore che sia realmente autentica, customizzata, trasparente e che rispecchi quelle che effettivamente sono le esigenze. Quindi il nostro intento non è soltanto quello di andare a capire quelle che sono le necessità di ogni singolo cliente, ma anche di dare informazione. Infatti, proprio per questo noi ci teniamo a essere costantemente aggiornati e formati, avendo non soltanto appunto questa presenza territoriale, ma soprattutto anche una presenza digitale molto importante, tanto su LinkedIn quanto su YouTube, quindi di creare sempre contenuti informativi. Ecco, c'è una linea di servizi molto particolare che riguarda le merci definite pericolose. Di che cosa si tratta? Allora, come RC Italia noi non ci occupiamo del trasporto vero e proprio di merci pericolose, ma bensì di soluzioni di imballaggio dedicate al trasporto di merce pericolosa e materie infettanti attraverso i prodotti di RC Containers, che è un'azienda globale presente su 40 paesi in tutto il mondo. E proprio noi rivendiamo i loro prodotti che sono tutti testati e certificati, che quindi corrispondono e hanno tutte le certificazioni necessarie al trasporto di suddette merci. Inoltre, sempre per essere più vicini e soprattutto per aiutare maggiormente i clienti a soddisfare le loro necessità, apriremo verso la metà di marzo un magazzino a Piacenza, questo per poter consentire ai nostri clienti di ricevere appunto le soluzioni di imballaggio in 24-48 ore e soprattutto verso la fine di marzo andremo ad aprire un centro di allestimento di merce pericolosa presso l'aeroporto Fiumicino Cargo City, in modo tale da offrire non soltanto gli imballaggi ma anche la consulenza adeguata per trasportare poi suddette merci con particolare riguardo alla modalità aerea. Per quanto riguarda invece l'offerta sulla catena del freddo, come è articolata? L'offerta della catena del freddo è articolata in questo modo. La parte più importante o quantomeno le richieste che ci arrivano di più da parte dei clienti è quella relativa ai registratori di temperatura Sensitec.
Teniamo a mente che Sensitec è un'azienda anch'essa con 16 stabilimenti produttivi in tutto il mondo. Tenete presente che durante il periodo di pandemia non sono mai state interrotte le catene di fornitura, quindi nessuno dei nostri clienti ha avuto la problematica di non ricevere questi prodotti necessari ad effettuare le spedizioni. Abbiamo registratori che si sviluppano, diciamo, in tre categorie. Registratori che danno la possibilità di avere lettura di quanto accaduto durante la spedizione del prodotto farmaceutico a destino, che sono i Temptail Ultra. Abbiamo poi registratori di temperatura in grado di dare visibilità della spedizione della temperatura in tempo reale, offrendo inoltre informazioni che riguardano anche la geolocalizzazione della merce. E abbiamo anche di recente dispositivi Bluetooth che sono destinati, diciamo, principalmente all'ultimo miglio e clinical trials, che consentono appunto la lettura di quanto è avvenuto durante la spedizione tramite smartphone. Oltre ai registratori di temperatura di Sensitec, offriamo anche contenitori isotermici validati, sia per il trasporto delle spedizioni a più 2, più 8, più 15, 25, ma anche in ghiaccio secco. Anche in questo caso abbiamo contenitori che sono in grado di mantenere la temperatura per 24, 48, 72 ore, ma anche contenitori più performanti in grado di mantenere la temperatura con piastra tettica a cambiamento di fase fino a 120 ore. Sempre all'interno del comparto della catena del freddo, mi permetto di citare due prodotti molto conosciuti e apprezzati da parte dei nostri clienti, che sono le borse isotermiche destinate agli informatori scientifici del farmaco e borsette pazienti dedicate appunto a chi ha necessità di eseguire terapie domiciliari a casa, e infine le coperture isotermiche che servono a proteggere la temperatura delle specialità farmaceutiche durante i trasporti aeroportuali. Ecco, dato che citavi proprio il trasporto effettuato nel periodo della pandemia, ci sono stati poi dei servizi o dei prodotti elaborati specificatamente per far fronte all'emergenza Covid-19? Certamente. Allora, innanzitutto il prodotto che ovviamente è stato di maggior aiuto per poter consentire alle aziende farmaceutiche di trasportare i vaccini sono stati proprio i nostri registratori di temperatura, in particolare quelli per il controllo della temperatura in ghiaccio secco, quindi i Temptail Ultra Dry Ice. E poi, per quanto riguarda, diciamo, la fase anteriore al trasporto dei vaccini, quando c'era la necessità di analizzare tanti campioni di materia infettante, qual era il Covid-19, ovviamente avevamo le soluzioni di imballaggio idonee a questa tipologia appunto di materia infettante, quindi diversi contenitori appunto adatti ad eseguire questo tipo di trasporto in maniera sicura. Ecco, la crescita di ERC è avvenuta anche grazie a delle partnership strategiche. Quali sono state le ultime e in quali settori? Sì, Arsa Italia cerca sempre di offrire ai propri clienti prodotti altamente qualitativi, che per noi vuol dire innovativi e tecnologici. Negli anni, appunto, oltre ad affidarci ai nostri partner ormai consolidati, quali Sensitec ed ERC Container, abbiamo stretto collaborazioni con Vacutec, che è appunto un'azienda che si occupa di contenitori isotermici altamente performanti, e ultimamente abbiamo stretto una partnership con PureTech, un'azienda di Areccia in provincia di Roma, che si occupa di impianti per la purificazione dell'acqua ad uso medicale. Stiamo inoltre progettando anche altre collaborazioni che al momento non posso ancora citare, appunto per ampliare la nostra offerta e per essere sempre più presenti e performanti e soprattutto completi per tutte le necessità del settore, sia farmaceutico che delle merci pericolose. Ecco Claudia, prima di arrivare a gestire l'azienda di famiglia hai avuto diverse esperienze anche in multinazionali. Qual è la lezione principale che hai cercato poi di trasferire nell'azienda che adesso dirigi? Allora, la lezione più importante che mi sono portata a casa dopo l'esperienza nelle multinazionali è sicuramente quella di riuscire ad agire per obiettivi, quindi ad avere una visione strategica e a muoversi in base a priorità.
Secondariamente, la cosa più importante è stata quella di guardare alla crescita delle persone. Quindi RSA, essendo un'azienda commerciale, investe tantissimo nella formazione delle proprie persone e, essendo un'azienda a conduzione familiare, cerchiamo anche di valorizzare il tempo che si trascorre in azienda. Questo che cosa vuol dire? Efficientando i processi siamo riusciti a portare l'orario lavorativo da 40 a 36 ore, ovviamente senza toccare lo stipendio dei nostri collaboratori, e a lavorare anche in vista di quello che è successo un po' in pandemia, il venerdì mattina in smart working. Questo credo che sia uno degli aspetti più importanti, anche che caratterizza un po' il mondo di RSA, cioè guardare il valore di ogni singola persona e cercare di dargli valore alle proprie idee, alle proprie creatività, migliorando continuamente in quelli che sono i nostri processi e anche la nostra offerta. È molto bello che tu insista sul concetto di persona più che di dipendente. Ecco, rimanendo sempre in tema di organizzazione del lavoro, come è strutturata RSI Italia e se ci sono dei progetti futuri che vuoi condividere con noi? Beh, RSA, diciamo che la conoscono la maggior parte dei nostri clienti proprio attraverso i volti delle persone che ci lavorano. Siamo strutturati con un'ampia rete commerciale, quindi i nostri clienti appunto riescono a ricevere tutte queste visite proprio perché abbiamo due commerciali, Francesco e Andrea, attivi sul territorio, quindi nessun cliente diciamo deve aspettare per poter ricevere una consulenza personalizzata, oltre che al lavoro grandissimo che fanno tutte le persone che sono dietro di RSA nella rispondere al telefono e quindi nel dare una consulenza immediata e precisa, e soprattutto cerchiamo di dare immediatamente un riscontro per quanto riguarda le proposte di valore che escono fuori dalle visite dei nostri commerciali, che appunto vengono ridatte dall'ufficio. Quindi i progetti che abbiamo in futuro sono sicuramente quello dell'ampliamento della rete commerciale, proprio perché stiamo inserendo sempre di più nuovi prodotti e servizi da offrire, e quindi insomma si aumenterà il lavoro e quindi certamente avremo bisogno sempre di più persone che siano in grado di andare in visita presso i nostri clienti. Bene, io ringrazio Claudia Marchi di essere stata con noi, di aver condiviso con About Pharma quelli che sono i progetti di RSI. Grazie. Grazie mille a te. Grazie a tutti voi di averci seguiti, appuntamento alla prossima intervista di About Pharma.